Giornata di scioperi e manifestazioni studentesche in tutta Italia. Studenti in piazza anche per dire no alla nuova maturità. A Torino qualche lancio di uova contro la polizia e momenti di tensione. Questa nuova maturità sta facendo una cosa, sta squalificando ulteriormente la didattica e sta svuotando di contenuti quello che è un esame finale che con tutti i limiti che poteva avere prima, in questo caso è ulteriormente squalificata. Quello che vediamo è che viene tolta ad esempio la tesina, vengono tolti parti importanti che permettevano la libera espressione dello studente e servivano a sviluppare lo spirito critico degli studenti. Per questo gli studenti sono in piazza, non solo per questo motivo ma anche per i 4 miliardi di tagli all'istruzione previsti nella manovra 2019. Ancora una volta vediamo che questo governo non è un governo del cambiamento, ma anzi un governo che fa le stesse cose del precedente governo. Infatti la nuova maturità è figlia della buona scuola di Renzi. Ci siamo stancati delle condizioni che ci stanno imponendo, ci siamo stancati di avere degli edifici che cadono a pezzi. Inoltre non capiamo come sia possibile avere così tanti soldi da investire in forze di polizia e in cani antidroga, ma di fatto non ci sono fondi per migliorare le condizioni dei nostri istituti, non ci sono fondi per farci fare dei corsi di specializzazione di qualsiasi tipo, non ci sono soldi per aiutarci ad esempio a finanziare le gite. E noi questo non lo capiamo e non lo capiremo mai, perché noi siamo qua appunto per cambiare queste condizioni. E inoltre ciò che ha fatto scaturire la protesta degli studenti, ciò che è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata appunto la modifica di questa maturità, una maturità completamente svuotata di ogni tipo di contenuto che all'ultimo momento ci hanno informato che la tesina sarebbe stata tolta, ci hanno informato che sarebbe stata cambiata la seconda prova, insomma ci hanno introdotto una serie di cambiamenti che non tengono minimamente conto di tutto il nostro percorso scolastico, del lavoro degli insegnanti, del lavoro degli studenti che in quinta si ritrovano a dover completamente stravolgere il loro modo di imparare per poter affrontare una prova decisamente vuota. Ci hanno tolto la tesina, che era diciamo l'unica diciamo, parte dell'esame in cui potevamo dare una nostra impronta personale, ma di fatto adesso questa possibilità non c'è più.